Allora, come sono diventata una cristallografa? Diciamo, sono diventata una cristallografa perché pensavo che fosse la cosa più incredibile che si potesse fare. E per me il trigger è stato la scuola di Alice. Ho partecipato a diverse scuole e come neolaureata in biologia, o dottoranda, anzi, come dottoranda in biologia e in biochimica, e ritenevo che fosse una cosa impossibile per me. Però dopo un certo numero di anni in cui ammiravo le scoperte e la crescita del campo, ho deciso che non importava, anche se probabilmente non ce l'avrei fatta, valeva la pena di provarci. E la ragione per cui sono riuscita a provarci, da un lato, è stata proprio Erice, perché mi ha permesso di entrare in contatto con persone, nel caso particolare Yoshi Nagai, che lavorava all'LMB a Cambridge. Ma perché nel mio passato il mio mentore, il grande professor Maurizio Brunori, aveva questa curiosa, devo dire molto utile, abitudine di affidare questi scienziatoni, questi luminari che passavano per il nostro dipartimento ai giovani per portarli a vedere un monumento, a fare una passeggiata per Roma. Io non avevo capito, pensavo che fosse una corvée, e invece era una maniera che il mio mentore aveva di mettermi in contatto con queste persone. In particolare avevo incontrato Max Perutz, che con il quale poi insomma, ho avuto, non dico un rapporto di amicizia, ma certamente di confidenza e di affetto rispetto a quelle che potevano essere le nostre relative posizioni. In particolare mi ricordo che appunto il maestro Maurizio Brunori mi dice: Beatrice, devi portare il professor Perutz e il professor Klug, ambedue premi Nobel per biologia strutturale, a vedere due chiese a Roma. E quindi io, timorosissima, vado a prendere la mia scassatissima automobile per portare i due professori, diciamo, in visita. E la mia macchina era un tale catorcio che si ruppe e non si poteva entrare dagli sportelli. Quindi per aprire lo sportello mi dovetti infilare dal cofano e aprire poi lo sportello, e la battuta di Perutz, che era una persona che ha un senso dell'umorismo delizioso, mi guardò con aria impassibile e mi disse: Ma Beatrice, dobbiamo entrare anche noi allo stesso modo nella tua automobile? E io gli spiegai che no, una volta che avevo aperto dall'interno si poteva fare. E poi successivamente, oltre a farmi scoprire dei tesori di Roma, consiglio a tutti di visitare, tra cui la Basilica di San Clemente, voleva visitare la Basilica dei Santi Quattro Coronati, che è un convento di clausura, dove arrivammo oltre l'ora di chiusura, e io riuscii a convincere le suore di clausura a accoglierci, quindi a uscire dalla loro grata e a far visitare ai due professori il chiostro. E diciamo, grazie quindi a Erice avevo conosciuto Yoshi Nagai, che si era convinto che io potessi fare nella biologia strutturale del suo gruppo, e al fatto che Max Perutz si ricordava di me, ero quella che gli aveva fatto vedere i Santi Quattro Coronati e che lo voleva fare entrare i carponi dentro una panda, sono riuscita a iniziare a fare il mio training all'LMB a Marcy a Cambridge con Max Perutz, Giulio Fermi e qualcosa ho imparato.